incluso in medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria del dell'accesso. Come gruppo, come collega, noi ovviamente esprimiamo soddisfazione per il risultato raggiunto dalla commissione. È il primo passo verso il superamento del numero chiuso per la facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria. Il primo passo, nel senso che si comincia a garantire un libero accesso a tutti gli studenti, è un segnale indubbiamente prezioso e importante, soprattutto sappiamo nel momento in cui tema della sanità c'è una grandissima attenzione da parte di tutti i cittadini, ed è un segnale che con maggioranza si può anche associare a quello che è poi una tematica che in questo momento è in discussione a livello generale, se riguarda la manovra, questo progetto di assunzione nei 3 anni di 30 medici, e quindi con un'attenzione da parte proprio del governo a voler cercare di aiutare un settore fondamentale e cruciale. Partiti politici, e si è riusciti a prendere un testo base. Abbiamo dato il libero accesso alla forza dei ragazzi, alla tenacia, alla preparazione di poter svolgere in quel semestre quelle che sono le loro attitudini nella realtà e non in sole 2 ore che possono avere contaminazioni emotive, contaminazioni di fortuna e di casualità che non sono il medico del domani. Quindi un testo è una partenza importante, una crocetta forte che noi abbiamo messo, pur avendo tolto quei test, su un programma elettorale che credo che sia comune a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, quindi credo che sia un orgoglio per tutti aver iniziato questo percorso. Sarà un test unico, nazionale, che chiaramente terrà presente tutte quante le varie fasi del semestre, con tutti i crediti formativi e CFU che si sono accumulati. Si farà una graduatoria finale dei soggetti che hanno partecipato e dei giovani professionisti che hanno partecipato, con un test finale nazionale che porterà a entrare nel secondo semestre, quindi poi nel ciclo di medicina in maniera ufficiale. Se non ce la dovessero fare, hanno tantissime altre possibilità per non perdere questo primo semestre e continuare a svolgere la loro attività di studi in maniera proficua, con tante altre facoltà che magari anche qui supereranno il famoso sbarramento del numero chiuso e quindi avranno comunque un'attribuzione favorevole nel potervi accedere automaticamente. Non semplice, ma già il fatto di dire finalmente cominciamo è stato un lavoro laborioso, forte, intenso, che ha proposto una svolta storica. Intanto chi ha votato a favore, non capisco chi ha votato contro e con quale faccia lo va a spiegare ai ragazzi, alle famiglie e al sistema sanitario, che ha bisogno di mezzo. Poi vogliamo qualificare, siamo tutti potenziali pazienti, quindi voglio trovare un medico giovane che non è che sia, non si passa dal contrario della discriminazione con quiz e casualità, che viene a fare tutto scappadero, perché no, il medico deve essere un medico. E noi vorremmo che invece la valutazione del soggetto e la autovalutazione del soggetto sia frutto di un semestre nel corso del quale questa persona viene formata su alcuni esami che sono comuni a tutte le facoltà biomediche, per cui se passa la sticella, diciamo, per accedere a medicina va a medicina, se questo non accade e il soggetto intende utilizzare i crediti per andare in altre facoltà biomediche lo può fare, oppure può tentare l'anno successivo per rimanere appunto nella sua intenzione di andare a medicina. Per me è molto importante quello che abbiamo fatto, è un frutto di squadra, è un frutto di coalizione, non c'è la primazia di nessun partito e non c'è neanche la primazia di maggioranza e opposizione. Abbiamo lavorato anche insieme all'opposizione. Alla fine di questo percorso l'opposizione, come spesso fa anche quando si parla di provvedimenti condivisi, ha deciso di distinguersi, quindi lo spiegherà lei agli italiani. Noi il nostro dovere, quello che avevamo promesso, l'abbiamo fatto.